Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale YouTube. Questi sono gli ingredienti per preparare questi bignè che farò sia fritti che al forno. Ho preparato l'acqua, le uova intere, lo zucchero, il burro, la farina e un pizzico di sale. Adesso verso tutta l'acqua dentro un tegame, ci metto anche il burro. Ecco qua. Ci verso anche il pizzico di sale e porto sul fornello. Devo portare ad ebollizione. Adesso alzo un pochino, poi lo riabbasso però. Giro per far sciogliere il burro, i 60 grammi di burro. Bene. Adesso posso aggiungere anche lo zucchero. Poi una volta che inizia a bollire, abbasso un pochino, quando inizia a bollire, ecco come adesso, ci butto tutta di un colpo la farina, tutta insieme. Volendo possiamo anche spostare un pochino dal fuoco il tegame, adesso non l'ho fatto perché mi sono dimenticata, e poi rimettiamo subito sul fornello. Giro, abbasso un pochino, giro, continuo a girare. Ok, giro fino a che, aspettate che metto centro bene così vedete bene come deve diventare l'impasto, vedete, si deve staccare dal tegame, deve concentrarsi, vedete, eccolo così, ci vuole un altro pochino. Quando sotto comincia a fare un po' di patina, allora è pronto. Un altro pochino e poi lo tolgo, Ci siamo quasi, vi faccio vedere bene così sapete quando è il momento giusto di toglierlo. Ecco qua. Possiamo togliere. Adesso trasferisco questo impasto su un'altra ciotola, così si stiepidisce un pochino, non è che deve raffreddare, però giro un pochino così ci passa un po' d'aria. 5 minuti e inizio a mettere le uova. Allora, le uova vanno messe una per volta, giro un altro po', e in questo modo, ecco. Quando mettiamo il primo uovo, vedete, l'impasto diventa un pochino strano, ma non fa niente, è normale, proprio così. Dobbiamo girare fino a che non lo assorbe bene. Quindi continuo a girare così con il cucchiaio. Forse è meglio la spatola di legno però, Adesso lo cambio. Ecco, ci siamo quasi. Giro un altro pochino, ancora si vede l'uovo. Qui ho tagliato un pezzetto, perché altrimenti. E continuo, metto il secondo, poi metterò il terzo. Adesso non vi faccio vedere tutto il passaggio, però ecco, dovete girare fino a che l'impasto non diventa così. Bene. Allora, una volta pronto, posso cominciare a formare bignè. Io adesso ne farò un po' per fare al forno e un po' li faccio fritti. Ho preparato la sac à poche, l'ho riempita, ho usato questo contenitore così non sporco la sacca fuori. Mi taglio la punta, ho messo una punta abbastanza larga per fare i bignè. Adesso non so quanti centimetri.
E sulla carta forno procedo così, un pochino distanziati perché comunque poi un po' crescono. E poi vi faccio vedere che abbasso anche quella punta. Ecco qua. E qui metto degli altri che poi taglierò la carta e li vado a friggere. Bene, adesso abbasso le punte, bagno il cucchiaio. Questa cosa l'ho vista fare ad un pasticcere, adesso non mi ricordo il nome, ad un pasticcere famoso. Quindi con il cucchiaio bagnato, altrimenti si attacca. Abbasso un pochino quella punta, perché noi dobbiamo fare i bignarotondi, quindi. E naturalmente quelli fritti, se volete, potete fare direttamente con un cucchiaio dentro l'olio, eh. Io procedo così. Visto che devo fare anche quelli fritti. Ok. Ho preparato il tegame con l'olio per friggere e procedo così, taglio direttamente la carta. Vediamo prima se l'olio è pronto. Se non avete il termometro, basta uno stecchino. Quando inizia si vedono le bollicine, l'olio è pronto. Dovrebbe stare comunque intorno ai 170 gradi. Quindi ho messo direttamente con la carta, aspettate che metto una ciotola, se no sporco tutto, e procedo così. Allora, piano piano, senza bruciarmi. Ok, poi con la pinza mi tolgo la carta. E se li dovete fare tutti fritti, vi conviene naturalmente fare con due cucchiaini. E senza star lì a usare la sac à poche, è molto più semplice, però anche così sono carini perché vengono un pochino con quei disegnini, no? Allora, vedete che si gonfiano subito, non altissimo il fuoco perché debbono cuocere un po' lentamente perché devono avere il tempo di gonfiarsi, vedete? Poi si girano anche da soli nell'olio, eh? Però un pochetto li muovo. Bene. Continuo a cuocere. Eccoli qua. Questi direi che sono pronti. E li metto su una carta assorbente. Vedete, non li faccio scurire tanto, eh. Si sono gonfiati molto. Ok, un altro pochino. E comincio a toglierli. Adesso ne vediamo anche uno. Sono curiosa di vedere se dentro sono venuti belli vuoti. Ok. Ancora un pochino. Li metto ad asciugare e poi ne metto degli altri. Vediamo come sono dentro. Eccoli, sì, sono vuoti dentro, sembrano cotti, sì, forse un tantino di più, però direi che sono belli, no? Stanno venendo bene. Ok, continuo a cuocere, nel frattempo ho messo anche la teglia al forno a 180 gradi. Forno già caldo, 180 gradi, poi ho abbassato anche a 170 alla fine per 20 minuti. Ed ecco qua quelli fritti, quelli al forno, vedete, si stanno gonfiando anche loro. 20 minuti, non più di 20 minuti, ed eccoli qua. Adesso ne vediamo uno di questi al forno. E beh. Stupendi, bellissimi, sono perfetti. Bene. Adesso velocemente vi faccio vedere come preparo io la crema pasticcera. Proprio velocemente, vi ho messo le dosi in descrizione. Qui ho battuto le uova con le fruste, uova e zucchero, uova, scusate, i tuorli, mezzo litro di latte l'ho messo sul fornello. Sulle uova ci butto la Maienza oppure la fecola di patate, quello che volete, è uguale.
intanto che si scalda il latte, ne prendo un pochino, lo metto dentro le uova, dentro i tuorli che ho sbattuto con lo zucchero. Poi se volete la ricetta completa ve la metto, mi sembra che c'è anche un video. E dopo aver sciolto le uova con lo zucchero, verso direttamente dentro il latte per portare ad ebollizione. Dentro c'è la scorza di limone, avete visto? Ho messo anche la vaniglia, ho messo la vanillina. Se volete potete usare i semi di bacca di vaniglia. Porto ad ebollizione e faccio addensare ed eccola qua. Ci tolgo la buccia e la nostra crema è pronta. Beh, ve l'ho spiegata un po' velocemente, eh? Poi se sapete farla in un altro modo, fate il vostro metodo. Ora la verso dentro questa ciotola così si raffredda un pochino, ci metto la pellicola a contatto, la lascio freddare un pochino prima di usarla. Allora, questi sono i bignè al forno, vedete, sono più asciutti e poi ci sono quelli fritti che naturalmente, anche se l'ho messi sulla carta assorbente, sono un pochino più umidi. E ho preparato una sacca a poche con una punta e mi vado a riempire con la crema tutti i bignè. La crema non la mettiamo caldissima perché altrimenti ci scappa dai buchi. Ed eccoli qua. Beh, ragazzi, sono molto, molto golosi. Ne devo assaggiare subito uno, naturalmente. E poi non li mangerò tutti io, naturalmente, se sono i figli, i nipoti. Se no, qui la dieta, addio. A forza di stare a casa, cucinare, fare dolci, è un guaio, è un grosso guaio. Bene, amici, vi ringrazio della visione. Spero che il video vi sia piaciuto. Condividete, lasciate un like. E iscrivetevi al canale. Ciao a tutti!